birthday to... No, cos'era? No, happy birthday! Il mio compleanno, ragazzi! Sono tornata! Allora, a oggi farò il cheesecake freddo. C'è una direttiva in casa, e mi diceva, l'hai già fatto, non devi... Quando scrivo sul mio la playlist, troverete due cheesecake, ma uno è freddo, è fatto senza cottura e uno con la cottura. Allora, questa ricetta ci vuole... ce l'ho nel frigo, 125 grammi di panna, 250 di mascarpone, 3 cucchiai di zucchero, che non ho ancora tirato fuori, lo tirerò fuori, oggi sono un po' pigra, le fragoline, i biscotti 100 grammi, a piacimento, a gusto, e... 50 grammi di burro. A dopo! Ora dovrò dovrò ancora sminuzzare i biscottini, li trituriamo col burro fuso, quindi dovrò anche mettere a fondere il burro. A dopo, bagnomaria, ciao! Allora ragazzi, sbriciolato i biscottini, noi abbiamo messo tipo i bracci. Ho messo 60 grammi di burro, non so neanche se lo metterò tutto, giusto perché deve appiccicare un po'. Ho foderato la tortiera da 22 cm, metterò questo lì in fondo. Poi faccio uno strato di questi e metterò il mascarpone con 3 cucchiai di zucchero e la panna che è nel frigo, perché si monta prima. A dopo ragazzi! Allora, 3 cucchiai l'ho messo nel frigo, l'altro ve la faccio vedere, però opla. Mascarpone, ho aggiunto la panna, questa qui, tutta. Eccola. E poi 3 cucchiai di zucchero. E adesso montiamo tutto, quindi vi dobbiamo salutare. Ciao amici! Ho montato mascarpone e panna. Lo metto qui e lo monto, dopo ve lo faccio vedere. Ciao ragazzi! Allora ragazzi, questo è il risultato finale, ma non finalissimo, nel senso che va messo nel frigo. Toh, è una stupidaggine, ragazzi. Buona giornata, a dopo! Questo è il risultato finale della torta, dei cheesecake.